La casa dello sport, lo sport come leva per una città che cresce, una Bellizzi che deve avere la casa dello sport. Ne parliamo con Angelo Maddalo. Bellizzi, comune amico del benessere. Prego, Angelo. Che dire, è un progetto fantastico solo a pensarlo. Ah, scusatemi, chiedo scusa, sono un maleducato. Ho iniziato a parlare senza presentarmi. Io sono quello dell'ideal standard, quello che prende le misure. Non so se... E a parte che qualcuno è mal informato, perché non è questa la mia attività. Ma seppur fosse stata la mia attività, ne sarei stato fiero, perché significava lavorare e campare del proprio sudore e non facendo politica a discapito dei cittadini di Bellizzi. E indico da quella parte, non a caso, all'altra piazza. Comunque, detto questo, non ci curiamo di loro, passiamo avanti e parliamo di cose molto più importanti. Parliamo del bene della nostra collettività. Io, senza voler assolutamente puntare il dito né tantomeno denigrare i programmi elettorali che ho visto in passato, che mi sono passati davanti agli occhi, perché questa è la mia terza campagna elettorale. Ebbene, le altre volte sicuramente erano dei programmi degni di, come dire, di attenzione, sicuramente erano dei programmi in cui c'erano tantissimi buoni propositi, però alla fine erano dei programmi dove un gruppo di politici, una squadra, si sedeva ad un tavolo, raccoglieva dei bisogni, delle esigenze, e per rispondere a questi bisogni e queste esigenze, giustamente, come dire, intavolava degli obiettivi. Questa volta però è una cosa diversa. Questa volta l'ho vissuta diversamente. Questa volta per mesi, per tanti mesi, prima di giungere a questa chiusura di campagna elettorale, ci siamo seduti ad un tavolo di concertazione. Ci siamo seduti ad un tavolo con altri amici politici e con dei tecnici. Con tecnici che si sono dedicati alla raccolta dei dati, sia sul comune, sia in enti vicini a noi, che hanno già, come dire, intavolato progetti di questo tipo. E sedendoci a questo tavolo sono uscite delle proposte fattive, proposte e obiettivi realizzabili, anche in breve tempo. Certo, non è il caso di questo qua, ma questo potrebbe essere il fiore all'occhiello del comune di Bellizzi. E questa è una sfida che noi oggi gettiamo qui, su questa piazza. È una sfida che il candidato sindaco Rolando, insieme a questo gruppo di ardui e coraggiosi giovani, perché abbiamo una squadra rinnovata da tante facce nuove e tanti giovani soprattutto, che hanno voglia di dare e di contribuire per la propria collettività. Quindi, che dire, una scommessa che vogliamo fare insieme a voi e insieme a questo gruppo anche di tecnici amici che ci hanno affiancato in questa programmazione. Qui parliamo di una casa dello sport, un progetto stupendo dove polifunzionale ovviamente, ma soprattutto indirizzato allo sport, dove si possono fare tutte le discipline e non soltanto quelle più praticate come il calcio, il baseball, come dire, no, il basket, ma anche altre come, che dire, la pallavolo, quindi il volley, il beach volley, l'atletica, le arti marziali, quindi il rugby. Cioè, stiamo pensando davvero di realizzare un qualcosa che attirerebbe dall'esterno anche fonti economiche per il nostro comune. E non guardiamola soltanto come un qualcosa indirizzato, come dire, puramente e col solo fine, diciamo, di
svolgerci attività sportive. Guardiamo anche l'indotto economico e sociale che può portare una struttura del genere nel nostro paese, ovviamente realizzabile attraverso un altro punto che più volte abbiamo spiegato e abbiamo sottolineato nel programma, costruendo un ufficio ad hoc di persone competenti, con conoscenze, con know-how, per poter attingere da fondi europei e per poter realizzare poi strutture come questa qua. Che dire, guardate, io penso che una struttura del genere, un progetto del genere, soltanto se pensiamo alle forniture necessarie, alle aziende che potrebbero parteciparvi e quello che sarebbe dopo, ai posti di lavoro che si potrebbero creare, perché noi non parliamo di posti di lavoro così, noi parliamo di poter creare opportunità di lavoro, perché qui è la concretezza, non quando si promettono posti di lavoro così a vanvera, si danno numeri 3.000, 4.000, 5.000, Bellizzi non ha queste capacità, a Bellizzi bisogna costruirle le capacità, bisogna costruirle le opportunità, non utilizzare queste menzogne da campagna elettorale, poi il giorno dopo tutti ci siamo dimenticati di tutto, non funziona così. Poi approfitto, perché volevo scusarmi con gli amici della squadra, perché guardate, io questa campagna elettorale l'ho vissuta un po' diversamente dalle altre, non sono solo un candidato, non sono semplicemente un candidato, ma mi pregio di aver fatto parte di un gruppo stupendo, un motore che ha costruito dei progetti politici e che vuole abbattere un sistema che rappresenta una cappa su questo paese. Quindi mi raccomando davvero, facciamolo tutti insieme. Domenica dobbiamo barrare quel simbolo insieme, cittadini in primo piano, facciamolo tutti quanti, cittadini in primo piano per portare Rolando D'Alessio e questa squadra a governare e ad amministrare questo comune. Ma indipendentemente, un appello, andate a votare, le persone sono morte per darci questa possibilità, non vi astenete dal voto, per piacere, buona serata a tutti. Grazie, grazie a tutti che si sono ovviamente intervallati.